Andrea Rossi, non era serata questa sera, c'è poco da dire quando non funziona così. Sì, diciamo che sono state tre partite contro Cuneo che abbiamo fatto quest'anno e abbiamo fatto tre partite direi indecenti perché non ha mai funzionato niente e questo mi dispiace molto perché oggi poteva essere l'ultima partita in casa e ci tenevamo a fare una buona partita anche per salutare come si doveva i nostri tifosi. Adesso andiamo su a Cuneo e speriamo di far meglio di oggi, ecco. Così a caldo è difficile, però secondo te qual è stato l'aspetto che ha funzionato di meno oggi? Ma guarda, non salverei niente oggi perché a partire dalla ricezione, l'attacco, le battute, che non siamo stati incisivi in battuta, e per loro è risultato tutto facile, quindi è proprio una giornata no, sotto ogni aspetto. Comunque possiamo dire bello l'applauso che avete chiesto ai vostri tifosi nel finale, l'applauso che vi è stato comunque riservato. Sì, quello è, dobbiamo ringraziare noi loro perché sono stati un supporto costante per tutto l'anno e sapevamo che quest'anno era un anno un po' particolare perché un anno zero e abbiamo trovato un ambiente che ci ha voluto bene e questo ha fatto bene alla squadra e oggi era doveroso salutarli come si doveva. Ultima cosa, prescindere da questa sera, prescindere da come andrà il ritorno, però meritate i complimenti per quella che è stata una stagione sicuramente sopra le attese. Sì, 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 quello sì, sicuramente è stata una bella stagione, abbiamo regalato qualche soddisfazione al nostro pubblico, ai nostri tifosi. Adesso c'è solo questo piccolo rammarico per questa ultima partita, soprattutto perché giocavamo in casa nostra, ecco, tutto qua.